forse per la prima volta si unisce un'associazione di categoria che è caratterizzata prevalentemente da una presenza maschile con una, diciamo, con un'organizzazione in difesa delle donne. Quindi la proposta che ci ha fatto la Commissione Pari Opportunità l'abbiamo recepita in consiglio all'unanimità con grande entusiasmo, un grande interesse. Infatti c'è stata una larga adesione da parte delle nostre imprese. Le imprese più autorevoli, tra l'altro tra le imprese più autorevoli dell'ANCE, hanno aderito ovviamente quelli che avevano i cantieri in questo periodo, perché come dicevamo prima l'iniziativa si apriva in questa finestra di un mese. In questo mese le imprese, tutte le imprese dell'associazione dei costruttori che avevano cantieri dove poter esporre nei ponteggi questi striscioni lo hanno fatto con grande entusiasmo e interesse. E la Commissione Pari Opportunità, con questa campagna di promozione sociale fatta unitamente grazie alla collaborazione dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Teramo, ha affisso dei banner di grandezza 6x4 in 10 comuni della provincia di Teramo, scegliendo l'immagine che vedete alle mie spalle, che è un'immagine, un dipinto di Artemisia Gentileschi, una pittrice del 600 che subì violenza e insomma una vicenda che comunque caratterizzò anche tutta la sua vita futura e diede adito poi ad un processo, uno dei primi che si ricorda nella storia, appunto per stupro. È una campagna molto importante anche perché è tesa a rilanciare il centro La Fenice, che collabora anche con Casa Maia. Casa Maia è una struttura protetta che accoglie le donne maltrattate, mentre La Fenice opera con 3 sportelli attraverso delle operatrici che si occupano di più sfaccettature insomma della problematica, e ha i suoi sportelli a Teramo, a Martinsicuro e a Pineto.